forze promesse, ma non si è dimenticato di mettere le prime pietre, anche lasciando ad altri il taglio del nastro, perché senza una prima pietra non ci potrà mai essere un'inaugurazione. E noi, per la verità, di nastri ne abbiamo tagliati tantissimi. Bisogna accompagnare i giovani finché si formino una buona politica, costruendo insieme un futuro migliore. Poter coltivare la passione per la propria terra senza condizionamenti, mettendo a disposizione la propria esperienza, è una soddisfazione che non ha prezzo. Anzi no, forse uno ce l'ha. Quello di dover sopportare chi parla a bambera senza sapere quello che dice. Ma in fondo è un giusto prezzo da pagare volentieri, perché Fasano e i fasanesi lo meritano. La nostra città ha il dovere di proseguire il cammino intrapreso. Voi ricordate da dove siamo partiti? Come eravamo ritenuti a livello nazionale 15 anni fa? È pur vero che purtroppo le cose buone, e sono tante che sono state fatte, si dimenticano e si ricordano solo i punti da migliorare di una pubblica amministrazione. Fasano è una città che si muove, è una città che non è mai rimasta immobile dinanzi ai cambiamenti e alle nuove sfide, ed il movimento è una fonte di ricchezza. La nostra città dovrà diventare una città intelligente. Ogni nuovo cammino per avere successo non può prescindere da una riflessione sulla nostra storia, sulle nostre radici. Dobbiamo ripartire dal borgo, dal nostro centro storico, lì dove è nata Fasano. Sento forte in me le motivazioni che mi portano a proporre un programma focalizzato sul centro storico. Sento forte il rischio di chi ha già amministrato ma decide di mettere la sua esperienza al servizio della proposta politica più ambiziosa di sempre. La nostra proposta è ambiziosa e politica in senso proprio. Intendiamo lavorare per lo sviluppo della polis digitale, la nostra vera città intelligente. Per raggiungere tali obiettivi, sia il governo nazionale che l'Unione Europea stanno cercando di indirizzare le città degli Stati membri verso il concetto di smart city, ovvero città intelligente. Ma smart city coniuga in un unico modello urbano la tutela dell'ambiente, l'efficienza energetica e una sostenibilità economica, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini, creando nuovi servizi per loro e per le pubbliche amministrazioni. La realizzazione del nostro programma ci porterà a valorizzare il patrimonio edilizio del centro storico e ad attrarre investitori pubblici e privati, come abbiamo già dimostrato di saper fare. La Smart City è un sistema organico in cui infrastrutture, servizi e tecnologia interagiscono per offrire un centro abitato a misura d'uomo, seguendo delle semplici regole chiare che sono parcheggi pubblici intelligenti, edifici intelligenti, aree verdi, energia rinnovabile, sistemi informatici per un'efficienza energetica, car sharing e parcheggio online. Come riusciremo a fare tutto ciò, mi chiederete, senza maggiori e ulteriori spese, ma con un progetto fornito da privati che metteremo a bando pubblico per verificare l'esistenza di progetti analoghi e migliorativi e procedendo poi a un'assegnazione con le sole risorse attualmente spese per la pubblica illuminazione della città e degli edifici pubblici. Una sfida colossale, ma senza un euro di spesa aggiuntiva rispetto a quella odierna. Questo avrebbe dovuto essere il progetto finale della mia scorsa amministrazione. Sarà il primo e più grande progetto della futura amministrazione. Noi davvero lo sappiamo quello che c'è da fare e sappiamo anche come trovare il modo migliore di farlo, senza fretta inutile, senza seguire le mode dell'impiantino fotovoltaico installato sul municipio per accontentare questo o quell'amico. Senza farci portare per mano da nessuno che ci pensa per noi. Ma abbiamo deciso noi come, o abbiamo pensato noi quanto, con tecnologie innovative ma già mature al punto giusto, con progetti sperimentali ma già sperimentati, senza fare da cavi a nessuno. Lo realizzeremo per il futuro della nostra città. E voglio quindi concludere ribadendo in maniera forte alcuni concetti che sono alla base di quello che necessita alla città. Prima però sento la necessità di ringraziare gli amici della coalizione presenti con le liste, i conservatori riformisti, Forza Italia e Fratelli d'Italia, in attesa che vengano definite altre liste se saranno necessarie e soprattutto se composte da persone per bene, con degli ideali certi e con la consapevolezza che abbiamo bisogno di lavorare, di andare avanti senza se e senza ma, con grande senso di responsabilità, guardando al futuro e non alle nostre spalle per difenderci da nemici interni. A loro, gli amici di Forza Italia, dei conservatori riformisti e di Fratelli d'Italia, un ringraziamento sincero ma anche un invito, una raccomandazione. Dobbiamo essere consapevoli che questa che abbiamo iniziato è una grande battaglia, non per la nostra coalizione ma per la nostra città.
Solo il grande senso di responsabilità ci ha portato ad andare avanti nonostante le tante cattiverie che abbiamo registrato. Ma parte buona, le persone per bene, con la voglia di vero rinnovamento, stasera sono qui, stasera siete qui. Altrove è l'incomodo, lì dove c'è quella parte di personaggi in cerca di autore. Quella parte di personaggi che da sempre ha rappresentato la maniera della nostra coalizione, finalmente è fuori. Questo ci carica, ci entusiasma e ci dà forza per proseguire verso risultati di successo. Perché il cittadino sa individuare dove sta il bene e dove il male, dove il nuovo e dove il vecchio, magari riciclato. Finalmente ci siamo liberati da chi ci ha impedito di amministrare davvero come avremmo voluto. Ci siamo liberati da chi ha dimostrato di non conoscere la trasparenza, la lealtà e la fiducia. Ci siamo liberati da chi ha rappresentato in passato ed in più occasioni, a destra come a sinistra, il freno a zavorra. Oggi più di ieri, con esperienza maturata, siamo pronti a completare il nostro progetto politico-amministrativo, accompagnando nel contempo il cambio generazionale in maniera responsabile, con giovani pronti a portare nuova linfa, nuove idee, nuova forza e nuovo entusiasmo. L'ultimo concetto su cui vorrei argomentare è quello relativo alla scelta di chi deve rappresentare la città nel Consiglio Comunale. Su questo chiedo un grande sforzo ai cittadini oggi elettori, su questo chiedo un grande sforzo a tutti voi. Il voto è importante come la partecipazione. Scegliete bene, scegliete il bene, scegliete la novità nell'esperienza. Continuiamo a isolare chi con la politica, con la città, non ha niente da spartire. Lasciamo i libri di sogno alle fiabe. Questi personaggi e le loro utopiche rappresentazioni della realtà fanno solo danno e illudono i cittadini. Affrontiamo con grande senso di responsabilità queste elezioni che possono rappresentare il consolidamento del percorso di rilancio intrapreso oppure, purtroppo, la caduta nel baratro dell'inesperienza. E concludo con una storiella. Tre persone erano al lavoro in un cantiere edile, avevano il medesimo compito, ma quando fu loro chiesto quale fosse il loro lavoro, le risposte furono diverse. Spacco pietre, rispose il primo. Mi guadagno da vivere, rispose il secondo. Partecipo alla costruzione di una cattedrale, disse il terzo. Non facciamo in modo che i cittadini si affidino a spaccapietre convinti e da persone che hanno dimostrato di usare la politica per i loro fini, magari cercando di guadagnarsi una posizione per mezzo di essi. Noi cerchiamo di costruire con i fatti una cattedrale che è la nostra città, la nostra splendida città. Fasano si muove, Fasano cresce con noi, Fasano cresce con voi. Fasano cresce con la nostra passione e con il nostro impegno. Fasano cresce e si muove con la vostra passione e con il vostro impegno. Col vostro aiuto possiamo fare ancora di più per la nostra meravigliosa città, per la nostra Fasano. Ed ora al lavoro e grazie a tutti. Le sorelle.